A bordo della corvetta Gru, i cadetti azzurri stanno facendo il viaggio sognato dai poeti. Masci e De Santis del Palermo. Fa gol attraverso il boccaporto la testa di Nai. Solida così, grazie. Al comando supremo si è unito un generalissimo, Rimé, presidente della Federazione Internazionale. Ecco Mauro. Col comandante della corvetta il commissario tecnico Eibi. La prua sembra volere allargare le strette muraglie del canale di Corinto. Nome luminoso, uno dei luoghi più celebri del mondo. I ragazzi sono piuttosto attratti dalle vertiginose esibizioni del tram acrobata. Ci dico che non gli venga in mente di deragliare. L'Egeo è divenuto il Pireo. Siamo arrivati, giovanotti. E il mondo sportivo greco vi aspetta cavallerescamente. Allenamenti atletici nello stadio olimpiaco. Ma come sarà questa famosa Atene? I romani della Lazio vedono biancheggiare una specie di palatino. Valentini dice, beh, se me date la mancia ve faccio io da Cicerone. Quel palatino era l'Acropoli. I nostri cacciatori stanno diventando archeologi. Qualcuno ha raccontato loro che un artista ha abbracciato una colonna del Partenone. Loro preferirebbero abbracciare le cariatidi dell'Eretteo se non fossero di marmo. E si sentono anche professori di greco, tanto è facile farsi capire da questi mercanti. Ma anche i mercanti sono professori nello smaltire i loro articoli. Atene bisogna mettersela negli occhi tutta in una volta. Per i particolari non c'è tempo. Vi aspetta l'avversario più agguerrito, la Turchia. Ha già vinto due volte, se ci batte è finita. Galassi e Magli. Puccinelli, autore di due gol. E Cuscela e Nai saranno tra i più bravi, insieme con Baldini, il capitano. I turchi inghiottiranno amaro per la sconfitta. Dopo il gol di Galassi segnato a solo due minuti dall'inizio, pareggeranno e andranno in vantaggio. Ma Puccinelli, che già aveva ristabilito l'equilibrio nel primo tempo, acciuffa la vittoria con questo gol a 5 dalla fine. Gli avversari bestemmiano come turchi. Nella esultanza i berretti dei nostri marinai paiono un volo di gabbiani. I ragazzi tornano agli spogliatoi anche per via aerea. Seconda partita contro gli egiziani. Questa finirà per 2-1. Ecco il primo segnato da Puccinelli. L'altro lo segnerà Remondini. Partita conclusiva, Italia-Grecia. Gli azzurri entrano con passo elastico. Ormai basta un pareggio. Simpatica, leale, viva la squadra avversaria. Fine del primo tempo, gol di Galassi. Quinto della ripresa, gol di Baldini. Dodicesimo, gol dei greci, su punizione. Ne faranno anche un secondo, chiudendo con onore un torneo sfortunato, ma prima Galassi avrà messo al sicuro la vittoria col terzo gol. Eccolo! E allora Baldini, questa ce la imbarchiamo sulla corvetta Gru e la portiamo a casa. È di una qualità molto pregevole oggi, è una coppa dell'amicizia.